Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel canale per il quarto episodio di House Flipper. In questo episodio andiamo a svolgere il lavoro per Amandine Johnson. Amandine Johnson ci chiedeva un cambiamento amaranto. Bonjour, penso di voler aggiungere alla semplice casetta che ho comprato un tocco artistico in più. Vorrei chiedervi di dipingere alcune delle pareti del soggiorno di amaranto. Le altre pareti saranno perfette con il grigio. Ah, quasi dimenticavo, vi prego anche di riparare le prese di corrente fuori uso. Merci in anticipo Amandine Johnson. Ragazzi, quindi sono curiosissimo di andare a vedere che cosa ci aspetta. Vai con accetta. Siamo arrivati nella casetta. Per terminare l'ordine, vabbè, ti manca un progresso del 70%, questo non ci interessa. Al momento non abbiamo guadagnato ancora niente. Beh, ma è ovvio, dobbiamo ancora cominciare. Chiudiamo la porta. Qui c'è già qualcosa che non funziona, che è questa qua. Monta. Quanto è istruttivo questo gioco? Prima presa della corrente fatta. Ora andiamo a vedere di qua. No, accendiamo la luce. Ah, starà dietro il frigorifero. Quindi appoggiamo il frigorifero qua un attimino. Ah, non c'è. Là. Ok. Seconda presa. E olè. Ok, poi dove ce ne andiamo? Andiamo di qua. Qua però è tutto ok. Quello è il giardino. Ah, forse abbiamo finito. Quindi invece ci chiede di dipingere con i colori amaranto avventura e grigio. Ricordiamoci questi colori amaranto avventura e grigio, altrimenti facciamo lo stesso sbaglio che abbiamo fatto nella puntata precedente. Amaranto avventura, eccolo qua. E poi ci compriamo anche subito il grigio. Casomai del grigio ne compriamo due, perché sicuramente ragazzi una latta non ci basta. Allora cerchiamo di capire, certo, che colori. Sono due colori orrendi, cioè no, il grigio no, ma l'amaranto non è che sia brutto in realtà, è un bel colore, però, cioè per una cucina e per un soggiorno, vabbè, io farei forse la parete qua dietro amaranto, diciamo così. Ok, direi che la parete non è brutta effettivamente, sapete? Una volta fatta rende, mi piace. E ora passerei direttamente al grigio e farei grigia questa parete qua della cucina e questa del televisore. Poi vediamo se facendo queste due pareti non abbiamo raggiunto il 100%, faremo anche quest'altra. Che dobbiamo fare? Allora ragazzi, abbiamo fatto le due pareti, però siamo arrivati all'80%, quindi per forza dobbiamo fare anche quest'altra parete. E vi dirò la mia, era meglio lasciarla bianca quella, ma a quanto pare almeno quella della cucina, a differenza di quanto avevo detto prima, però purtroppo dobbiamo fare tutto, quindi ci manca l'80%, cioè ci manca il 20% e andiamola a fare. Anzi, siccome voglio complicarmi la vita, guardate che facciamo, eh? Guardate che facciamo. Allora, una sì, una no. Qua. Avevo pensato a farlo anche dietro al divano così, però troppo psichedelico. Più che altro sono due colori così... No. Sono due colori così forti. Aspetto con ansia un punto abilità.
Lo aspetto con ansia. Perfetto ragazzi, abbiamo finito la nostra stanza amaranto, quindi possiamo concludere l'ordine e ce ne ritorniamo al nostro piccolo studio con 935 euro in più. Vai! Ok, e voglio finire questa puntata liberando un po' il nostro studio. Ci vendiamo le cose che non ci servono, tipo questo sicuramente poi ce lo rifacciamo perché è orrendo. Questo via. Prendiamo questo, questo. Così prendiamo un po' di soldi, ragazzi. Questo elimina, non ci serve. Elimina, 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 elimina. La tazzina, elimina. Questo, elimina. Questa cosa orrenda. Ma ci buttiamo anche il letto, sì, ragazzi. Guardate che schifo. Via. Pure questo, via, non mi piace. Vediamo qua che c'è, se possiamo buttare qualcosa. Sì, elimina. Vabbè, quello per il momento lasciamocelo. Non ci serve a niente effettivamente, però mi stavo chiedendo come si fa. Questo cos'è? Elimina, vabbè, quello lasciamocelo. Mi stavo chiedendo come si farà a togliere queste macchie qua, forse pulendo. Vediamo. Ah, questo sì, però. Ah, sì, sì, sì. Oddio ragazzi, niente, mi è preso. Puliamo. Mi ha preso, mi ha preso. Queste porte sono da cambiare assolutamente. Madre santa. La doccia 3 euro, ragazzi. Era così lercia che 3 euro ci hanno dato. Ma sì, ma sistemiamoci anche qua. Però ancora non possiamo. Cioè, ma poi queste cose qua, che me le pulisco a fare se poi voglio toglierle? Penso sia abbastanza inutile, no? Cioè, neanche capisco quello che posso pulire e quello che non posso pulire. Facciamo così, il bagno chiudiamolo, non lo prendiamo in considerazione. Questo qua è tutto sgangherato, ce lo vendiamo. Via. Tutto rotto, via. Stonk. Eccolo qua, ora non staremo più al freddo in questa bettola, almeno un po' di calore. Mi piace il fatto che l'abbiamo svuotato, così riusciamo poi a decorarlo meglio e a dargli una sistemata senza distrazioni. Bene ragazzi, andiamo a vedere qua cosa è cambiato. Ok, è cambiato, prima questo l'ho cliccato per sbaglio, che ci hanno contattato tre persone: Valerio Spada, Gianni Bombardino e Tommaso Fungarolo. Quindi noi ci vediamo la prossima puntata, così almeno facciamo una di queste tre richieste. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati ogni volta che pubblicherò un video. Vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!